The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street and town. Albano, dopo tanti anni che non ci vediamo, stai benissimo, in perfetta forma e al secondo anno di Così Lontani, Così Vicini. Un programma che ti prende il cuore, vero? È un programma vivo, vero, intenso. Quando normalmente vado nei palcoscenici per cantare, l'unica cosa che mi preoccupa è la vocalità, essere in perfetta forma. Qui invece un altro tipo di dimensione che va affrontata, la dimensione dell'anima, la dimensione del cuore, la dimensione delle cose successe a persone incredibili che hanno atteso anni, decenni per vederti non fare il gusto di una verità, la loro verità. Ed è toccante tutto ciò. Ti prende il cuore anche perché anche tu vorresti forse. Parliamo di altro, eh. Certo, ma si capisce la tua partecipazione e la tua bontà. La mia normalità, non ho... La mia normalità, il senso della normalità, quello che più mi piace, allora, estraneandomi da me. Allora tanti auguri. Auguri anche a te. Continuare. Buon Natale, buone feste, buon tutto e che sia Natale ogni giorno della tua esistenza. Grazie. Della vostra esistenza. Ciao, grazie. Ciao. Paola Perrego, conduttrice con Albano di Così Lontani, Così Vicini. Allora, 5.000 chilometri e più di 5.000 chilometri. 50.000. Ecco, mi sembravano un po' pochi. No, ho fatto Cile, Perù, Florida, Boston, ora sto partendo per la Germania. Beh, una meraviglia, no? Sì. Come girare il mondo facendo bello. Qualcosa che piace. Questo senz'altro, questo sì. Le storie che hanno più toccato la tua anima? Guarda, tutte, perché sono tutte così diverse tra di loro. Comunque vivi con i protagonisti le loro emozioni, è inevitabile. Commuovi, gioisci con loro. Come arrivano queste, come scegliete questo sì e quello no? Ma guarda, in genere vanno prima verificate, loro scrivono alla redazione, mandano mail piuttosto che telefonate, eccetera. Vengono verificate dai ragazzi della redazione, bisogna capire poi se loro non vogliono andare in video o meno, e poi a quel punto si parte con la ricerca. Non soltanto le storie degli altri, è vero? Eh sì, perché durante il programma mio marito ha ritrovato suo fratello. Quindi ho capito esattamente che cos'è questo legame di sangue, che due persone non si vedono mai per 40 anni, poi si incontrano e si riconoscono, e questo è molto bello. E le prossime cose c'è dietro l'angolo? In che senso? Prossimo programma. Aspetta, sto facendo Domenica Ina, ancora devo finire di girare Così Lontani, Così Vicini, un attimo, poi capiamo che succederà, che ne sarà di me, non lo so, ogni anno è una sfida. Grazie, tanti auguri allora. Grazie, grazie.